Salve. Prego, di qua. Prego. Grazie. Innanzitutto grazie di essere qui, la Repubblica è un giornale romano, il rispetto e il rapporto con la sindaca sono prioritari. La Repubblica Romana insegna quanto è importante il rapporto con i cittadini, non c'è, io credo, precedente più difficile, sfida più difficile che guidare una città che ha visto molti re imperatori ma che soprattutto vuole essere amata. Adesso la città si trova in un momento di grande difficoltà e ne parleremo nella conversazione di oggi. Come lei si pone di fronte a una città che sostanzialmente oggi nei suoi abitanti ha bisogno soprattutto di protezione economica? Credo che lei abbia centrato il punto. La protezione economica e sociale deve andare di pari passo. In questi due mesi di lockdown abbiamo assistito a una crisi senza precedenti, non solo in Italia, a livello mondiale. Io credo che oggi la priorità sia quella di dare fiducia ai cittadini, fiducia alle imprese e di riaprire le serrande il più velocemente possibile, perché se riparte l'economia, riparte tutto. Come si riparte? Si riparte semplificando e dando fiducia, perché le persone hanno bisogno di ricominciare. Hanno bisogno di poter ricominciare anche sulle loro gambe. Abbiamo assistito tutti all'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, a un anno e mezzo dal crollo del ponte. E questo è stato possibile perché per Genova è stato previsto un decreto ad hoc, che sostanzialmente derogava tutta la normativa sugli appalti e altro. Allora, se in Italia si pensa che per fare le cose si debba sempre ricorrere a un commissario straordinario, a poteri particolari o a deroghe, forse dobbiamo onestamente interrogarci se le norme esistenti siano in grado o meno di raggiungere l'obiettivo, ossia quello di far sviluppare il paese. Una delle conseguenze del coronavirus, quello di cui parlavamo, è che ha esasperato le diseguaglianze. Uno dei problemi che, diciamo, di cui la gente si lamenta andando nei posti dove abbiamo fatto i nostri reportage, le nostre cronache, è il problema dei buoni pasto, il ritardo dei buoni pasto, che fa parte di quello che le diceva della risposta immediata che va data ai cittadini. Avete qualche responsabilità su questa lentezza? Noi, 5 giorni dopo dall'annuncio del presidente Conte sui buoni pasto, abbiamo anticipato i fondi con fondi di Roma Capitale, abbiamo iniziato a erogare i buoni pasto tramite app, quindi le app scaricabili sul cellulare, alle famiglie. Nell'arco di un mese e mezzo abbiamo ricevuto oltre 100.000 domande che sono state tutte esaminate e abbiamo messo in pagamento oltre 70.000 buoni pasto. Di queste oltre 100.000 domande, 70.000 sono quelle che sono state accettate e le distribuiamo tramite l'app sul cellulare, tramite la polizia locale direttamente a casa o con una convenzione con Poste agli sportelli delle singole poste. 33.000 circa sono quelle rigettate perché non avevano i requisiti. Oltre a queste, tra l'altro, c'è stato un numero consistente di domande fatte da furbetti che hanno presentato la domanda in più municipi, oppure addirittura alterando il codice fiscale, oppure più componenti della stessa famiglia per poter avere più buoni. Quindi noi abbiamo controllato moltissime domande, nessun comune ha sostenuto lo sforzo, ha sostenuto Roma Capitale. Ne abbiamo messe in pagamento 70.000. Come giudica il maxi decreto del governo fatto 2 giorni fa sul piano dell'attuazione e che cosa ha bisogno Roma da parte del governo? Avete calcolato quale può essere lo sforzo finanziario che Roma deve mettere in questa operazione? Assolutamente sì. Allora, le posso dire da subito che Roma avrà bisogno di cifre importanti. Di questo ne abbiamo parlato con il governo. Cifre e poteri, quello che abbiamo detto. Cioè, il modello Genova deve diventare il modello dei sindaci. Abbiamo da sempre chiesto fiducia ai sindaci. Quello che noi chiediamo in particolare non è solo soldi, perché guardate, noi oggi abbiamo dei risparmi nostri che potremmo utilizzare per alleggerire il governo. Per esempio l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Io per legge devo accantonare dei fondi, io ho ingessati dei fondi che sono lì e non posso toccare, sono risparmi. Io per legge non li posso toccare mentre potrei svincolarli, utilizzarli per ripianare, per pagare i servizi. Allora, invece di aggravare il governo con ulteriori richieste, io dico autorizzateci a utilizzare i nostri risparmi. Allora, questa è una città in cui negli ultimi 3 anni ha conosciuto la saga infinita, meglio del Trono di Spade, dello stadio della Roma, no? Lo stadio lo fa, non si fa, quando si fa? Sullo stadio non le sfuggirà
che è intervenuta la Procura, direi che non è proprio un cantiere come gli altri. Quindi io mi riservo di sciogliere e di dare la risposta, non in questa sede. Però le posso dire che i lavori sono andati avanti, i lavori del tavolo tecnico e gli approfondimenti sono andati avanti con la società proprio per portare, per provare a continuare a lavorare su un progetto. E a breve scioglieremo tutte le riserve. Come lei sa bene, la questione che poi ha rallentato anche il varo, l'approvazione del decreto, è stata una discussione molto serrata all'interno della maggioranza di governo sul tema della regolarizzazione dei migranti. Quello che le voglio chiedere è se il compromesso che è uscito, e che è un compromesso nel quale il Movimento 5 Stelle ha voluto limitare le possibilità di regolarizzazione, è un compromesso che la soddisfa o se secondo lei si poteva fare di più su questo tema? L'altra domanda che le volevo fare, manca poco più di un anno alle nuove elezioni, se non faccio male i conti, ormai evidentemente è anche tempo di capire se lei ha intenzione di ricandidarsi. Guardi, questo argomento ce l'ho, come dire, lo rispondo subito. Io credo che questo sia il momento di continuare a dare risposte alla città. Quindi francamente adesso parlare di poltrone non mi sembra il momento necessario. Beh, non è una poltrona, è la sua in questo momento non è necessario. Noi stiamo quasi l'impressione di voler continuare questa. In questo momento noi dobbiamo dare risposte a una città che, come ha notato benissimo il direttore e come è stato, diciamo, sollevato nel corso di questa discussione, come tutte le città sta subendo una battuta d'arresto. Io sono convinta che questo decreto in generale sia, diciamo, raccolga dei punti e che debba essere completato in tanti aspetti. Sono, mi pare, oltre 200 le norme, vado a memoria, adesso non ricordo nello specifico. Ci sono alcune norme sulle quali possiamo ritenerci soddisfatte, su altre norme continueremo a lavorare, come è giusto che sia, perché le domande della società sono tante. Lei avrebbe fatto di più sulla regolarizzazione? Io sono un sindaco, lei mi può chiedere. Proprio in quanto amministratore pubblico avrà un'idea su un tema così importante. Io penso che questo non sia il momento di dire lei avrebbe fatto di più, avrebbe fatto di meno. Guardi, io non mi voglio sostituire, ho piena fiducia nel Premier Conte, che sta sostenendo un peso che credo nessuno di noi può veramente capire. Ecco, per fare chiarezza, lei è ricandidabile sulla base delle norme attuali del Movimento 5 Stelle? Mi sembrava di averle già risposto. No, quello, la mia risposta sul fatto che non vuole dire adesso se intende ricandidarsi. Le sto chiedendo. Questo è un tema del quale parleremo in un altro momento. Lei lo sa, cioè, che il parere pro veritate viene emesso dall'organo. In questo caso lo chiedo a lei. Cioè, perché tanto parliamo, diciamo, di norme in vigore, non deve sbilanciarsi sulla sua ricandidatura. Diciamo, questo secondo me non è un tema rilevante in questo preciso momento storico. Ti chiedo scusa, c'è una filiera che però obiettivamente rispetto alle altre avrà un lungo periodo di sviluppo, che è quella del turismo, che non è secondaria su Roma. E quella, con tutta la buona volontà, prima che tornino i turisti stranieri c'è un lungo percorso davanti. Come volete affrontarla? Secondo aspetto, lei insiste sulla deregulation, la necessità di semplificazione. Semplificazione. E poi in quella che è un po' l'opera simbolo attualmente della difficoltà di Roma di fare un passo avanti, lo Stato, ha citato l'intervento della Procura. Le inchieste per corruzione a Roma sono tante in questo momento. Secondo lei la semplificazione aumenterà o diminuirà il livello di corruzione? Io penso questo da avvocato. Più le norme sono complicate e in qualche modo si sovrappongono, più creano delle zone d'ombra dove chi vuole può provare, no, a forzare un po' la mano. Io ti do fiducia, ti faccio vedere un percorso normativo chiaro, semplice, tu lo rispetti e andiamo d'amore d'accordo. Io ti controllo, non faccio controlli a campione, io controllo. Se però ti becco che non hai rispettato quelle norme, con me hai chiuso. Con me pubblica amministrazione non contratti più né tu, azienda X, né i responsabili di quell'azienda. Non pensiamo agli imprenditori per forza come dei criminali, perché finché avremo l'immagine dell'imprenditore come il criminale, cioè, ma non se ne esce. Non se ne esce. Il no alle Olimpiadi, sulla un po' tirato fuori adesso, cioè il rischio di ingerenze criminali e quindi la necessità di preservare
il Campidoglio da questo rischio. Col senno di poi rivedrebbe quel no categorico. Io vi sfido a raccontare il perché del no alle Olimpiadi. Perché io non ho mai detto che avevo paura della corruzione. Quello che io ho sempre detto è che Roma Capitale non si può permettere ulteriore debito. E all'interno dei 13 miliardi c'è un miliardo di espropri delle Olimpiadi del 60. Quanto ho paura che questo disagio sociale si trasformi in una ribellione? Se noi non portiamo rapidamente gli aiuti alla società, alle famiglie, alle imprese, c'è il rischio, come si diceva prima, dell'usura, c'è il rischio della criminalità. E cosa possiamo fare noi? Noi dobbiamo mettere velocemente in piedi un sistema che sia in grado di dare una risposta legale e pulita, perché altrimenti la criminalità arriva. Quindi servono risposte concrete e veloci di protezione economica per evitare che ci sia una situazione di emergenza sociale. È assolutamente. Assolutamente. Una cosa che non rifarebbe, un errore che ha fatto. Tutti gli errori che ho fatto non rifarei, se ne devono sempre fare altri. Questa è la regola del tennis, io non sono una giocatrice di tennis.